Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo questo BET FPV F722 AIO, flat controller di fascia alta per toothpick o cinewhoop. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo il flight controller, un condensatore, un set di viti e gomini, il cavo per la batteria ed un cavetto per il sistema digitale DJI. Per quanto riguarda il cavo batteria, abbiamo un 14AVG da 10 cm con connettore XT60. La scelta dell'XT60 è più orientata verso i cinewhoop, mentre se pensate di usare questa scheda per un toothpick, sarebbe meglio procurarsi un XT30 e riusare questo cavo per un'altra build. I fori di fissaggio sono distanti tra loro 26x26 mm e la scheda andrà ruotata di 45 gradi, infatti come vedete la freccia punta in avanti. Passando alle specifiche, il processore è un F7 che offre maggior potenza di calcolo e numero UART rispetto ai processori F4. Il giroscopio è il classico M+6000, scelta ormai comune per tutti i flight controller per droni FPV. Qui notiamo il chip dell'SD per le videocamere analogiche, in modo da avere a schermo tutti i dati della telemetria come carica della batteria, RSSI, link quality e così via. Nella parte più in basso abbiamo i pad per collegare il cavo di potenza e questi piccoli fori sopra sono per infilare i piedini del condensatore. Il condensatore è un low ESR 470 microfarad 35V, vi ricordo che anche qui dovete rispettare le polarità. Riconosciamo il polo negativo perché è contrassegnato da questi meno, mentre il polo positivo ha sempre il piedino più lungo. Su questo lato ci sono le connessioni per un sistema analogico, troviamo alimentazione, VTX, CAM e TX5 per un eventuale smart audio. Qualora abbiate un sistema digitale, questo connettore offre tutto quello che vi serve. Troviamo S-Bus per la radio DJI e RX, TX e alimentazione per Air Unit o CADX Vista. Attenzione però che l'alimentazione è in linea diretta con la batteria, in questo caso se fate una build a 6S non potete collegare l'Air Unit perché supporta al massimo l'IPO 4 celle. Se usate una CADX Vista invece non ci sono problemi. Su questo lato abbiamo le UART 1, 6 e 3, complete di TX ed RX, che possono essere usate per le varie periferiche come una ricevente, un GPS o qualsiasi altra cosa. Abbiamo varie uscite a 5V più una 3.3V per le riceventi Spectrum. Essendo una scheda IO, quindi con ESC integrati, i motori andranno saldati direttamente al flight controller, infatti come vediamo su ogni lato ci sono tre pad per i cavi. I pad sono abbastanza grandi, questo ci permette di saldare i cavi motore senza troppi problemi, la disposizione è quella tipica di Betaflight, infatti abbiamo 1, 2, 3 e 4. Passando alle specifiche degli ESC, abbiamo dei BLLS da 35A costanti con un picco massimo di 40A. I protocolli supportati sono di shot 600, 300 e 150, oltre a quelli analogici come One Shot, Multishot e PWM. Il protocollo che vi consiglio è di shot 600, in alternativa se avete problemi si può usare anche il di shot 300 che va bene uguale, gli altri protocolli invece non servono più di tanto. Ed eccoci arrivate alle considerazioni finali, e quella che abbiamo tra le mani è una delle migliori schede 26x26 mm attualmente disponibili sul mercato. I suoi punti di forza sono sicuramente il processore F7 e gli ESC integrati da ben 35A. Queste caratteristiche la rendono particolarmente adatta per assemblare toothpick ultra leggeri da 4 o 5 pollici, anche con lipo a 6 celle. Infatti i 35A sono più che sufficienti per motori tipo 2004 o i più grandi 2203.5 che si stanno vedendo ultimamente. Un altro scenario interessante per questo flight controller sono i cinewhoop. Questo tipo di droni, sebbene usino motori da 3 pollici, di solito hanno consumi alti, in quanto vengono abbinati a lipo e action camere piuttosto pesanti. Questo va a gravare sugli ESC e i 35A di questa scheda ci garantiscono una buona tranquillità anche con i modelli più pesanti, sempre che i motori comunque riescano a gestire il carico di lavoro. Di solito i cinewhoop hanno stack 20x20, quindi verificate prima se potete usare schede 26x26 come questa.
In conclusione, se state cercando un flight controller per Toothpick o CineWhoop di fascia alta e dalle buone caratteristiche, questo Bet FPV offre tutto quello che serve e a mio parere è una scelta molto valida. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della scheda Bet FPV F722IO. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.